Ci troviamo ad Alessano, un piccolo centro della provincia di Lecce, dove ha dato il Natale a Don Tonino Bello. Il 20 aprile ci sarà una grande e straordinaria giornata dove Sua Santità Papa Francesco verrà qui a pregare sulla tomba di Don Tonino Bello. Abbiamo oggi l'onore e il piacere di intervistare Sua Eccellenza Monsignor Vito Angiuli, Vescovo di Ugento e Santa Maria di Leuca. Per Ugento, per Alessano, che cosa può significare? Innanzitutto dobbiamo esprimere un grande ringraziamento al Santo Padre che ha accolto il nostro invito e verrà appunto il 20 di aprile, che è il 25esimo anniversario della morte di Monsignor Bello, verrà per sostare presso la sua tomba e per pregare. Questo è un segno di, come dire, di attenzione che il Santo Padre ha portato per la sua figura, un sacerdote, un vescovo che ha amato Cristo, ha amato i poveri e ha dato una testimonianza luminosa del Vangelo. E quindi il Papa viene innanzitutto per questo, per additarci la figura di Don Tonino come un esempio di vita, un modello da seguire. Ci lascia dunque una grande responsabilità, la responsabilità di far tesoro di quanto Don Tonino ha vissuto, ha annunciato e di tutti i gesti che egli ha compiuto nella sua vita. Quindi la venuta del Papa da una parte mette in evidenza l'esemplarità della vita di Don Tonino, dall'altra invita i cristiani, i sacerdoti, i vescovi, la Chiesa, l'invita a guardare a lui come un faro luminoso per la sequela di Cristo. Girovagando in piazza abbiamo incontrato un coetano e amico di Don Tonino Bello, il signor Alba Mario, che sono stati amici di infanzia e di fanciullezza. Don Tonino Bello, quando era giovane, com'era? Che tipo era? Era un giovane simpatico, bello e educato verso le altre persone. Era un ragazzo proprio attivo, insomma. Io ricordo bene, perché noi abitavamo vicino. Mio padre era un professore di fricorno soprano e dato che gli piaceva la musica, mi ricordo, veniva dalla casa dove abita qui vicino, pochi passi, e allora si metteva sotto il balcone di mio padre per sentire come suonava. Giorno 20 aprile verrà il Santo Padre qua in occasione del 25esimo della morte di Don Tonino Bello. Senta, voi come gruppo di ex amici di Don Tonino Bello, come state aspettando questa circostanza? Ma veramente da parecchio tempo che stiamo aspettando per vedere qualcuno, e fortunatamente sta venendo il Papa. A me dispiace semplicemente una cosa, che il Papa si ferma poco tempo. Siamo contentissimi di questa cosa qua.